possibile migliorare. È possibile migliorare prima di tutto curando l'alimentazione. Allora, per avere un'alimentazione buona bisogna ritornare a dei cibi che siano integrali, a dei cibi che siano più vivi e a dei cibi che non abbiano, che siano meno industriali. I cibi industriali che cosa hanno? Sono raffinati perché? Perché storicamente il raffinato era sinonimo di lusso una volta. Quando c'è stata la rivoluzione francese, i rivoluzionari, una delle cose che più volevano, c'è anche una canzone francese nella quale loro dicono finalmente possiamo mangiare del pane bianco, perché i ricchi mangiavano il pane bianco. Ma questo perché? Perché il pane nero generalmente aveva delle pietrine o aveva degli insetti, e quindi il fatto di avere un pane bianco garantiva di avere un pane pulito. E quindi in quell'epoca lì è entrata l'idea del raffinare il cibo per avere un cibo di qualità. Però adesso che abbiamo i mezzi tecnici per poter eliminare le pietrine e per poter eliminare gli insetti, ovviamente bisognerebbe rendersi conto che è ora di tornare indietro. Anche perché quando un cibo è raffinato, cosa ho fatto? Ho tolto tutta la crusca, ho tolto tutta la parte della pelle che è quella che contiene tutti i minerali, contiene anche la memoria. C'è un libro di Lipton dove lui mostra, spiega come è fatta la cellula e mostra che la memoria non è nel nucleo, ma la memoria è sulla pelle esterna. Quindi andando io a raffinare i cibi, le farine, tolgo la memoria e quindi il mio corpo mangia cosa? Mangia solo glutine e non mangia neanche più la memoria del cibo. E quindi questo è anche un fattore molto importante. Vediamo noi che quando si danno dei minerali alle persone, le persone recuperano la salute. E ci sono tanti prodotti che vengono considerati come miracolosi per ristabilire la salute delle persone, per esempio la melassa di canna di zucchero è considerato come un prodotto in grado di guarire miracolosamente di tantissime patologie. In realtà che cos'è la melassa? È un concentrato di minerali. Il sale marino integrale è considerato come un grande guaritore e capace di guarire anche delle persone da tumore. Io da qualche parte ho il lucido della testimonianza di una persona che è guarita di tumore facendo dei trattamenti con il sale marino integrale, semplicemente perché il sale marino integrale è ricchissimo di minerali e quindi viene a dare quello di cui una persona è stata privata. Quindi questo raffinare i cibi è veramente un disastro. Il motivo per il quale si raffinano i cibi è anche un motivo industriale, perché se io devo fare in un'industria, devo fare dei dolci e devo dosare del sale o dosare dello zucchero, se lo zucchero e il sale non sono raffinati, non colano, non riesco a dosarli normalmente. Il dosaggio come si fa? Si fa attraverso una specie di clessidra e si mette un temporizzatore, quindi passa l'impasto della torta e si mettono un secondo di clessidra di sale o di zucchero. Se il sale o lo zucchero sono raffinati si impaccano e non funziona più. Quindi bisognerebbe inventare tutto un altro sistema di dosaggio se i prodotti non fossero raffinati, perché sarebbero impaccati, quindi bisognerebbe inventare una specie di cucchiaio che dopo bisogna raschiare in modo che ci sia una certa quantità, e insomma bisogna pensare alla macchina in un modo diverso. È molto più facile con cibi raffinati. I cibi raffinati sono anche sterilizzati perché devono
durare tanto tempo. Il fatto di sterilizzarli, certo, garantisce che non ci sia la muffa. Se io prendo una marmellata che compro al discount, questa marmellata, se la apro, la lascio in frigorifero richiusa, dopo 2 mesi è ancora lì integra. Se compro la marmellata all'orto di Civrana, oppure la compro in un negozio di alimentazione biologica, oppure me la faccio in casa con poco, cioè con una quantità giusta di zucchero, con zucchero integrale, se io non la mangio abbastanza rapidamente, dopo 1 mese è coperta di muffa all'interno. Quindi è perché non è sterile, perché è ancora viva. Allora, ci mettono anche conservanti. Quando vado in un supermercato e vedo del latte che in pacchetti, in questi tetrapack, e poi vedo che hanno una scadenza di 6 mesi o di non so quanti mesi, dico, questo è veleno, non è latte quello, non ha più vita, non ha più niente. Allora, mettono degli conservanti nei cibi. Il mio corpo, per digerire un cibo, cosa deve fare? Deve adulterarlo, deve modificarlo. Se trova del conservante, la prima cosa che deve fare il mio corpo deve andare a lottare contro questo conservante, deve eliminare questo conservante per riuscire a dopo elaborare il cibo. E come il sale raffinato, se uno va a vedere, c'è un antiagglomerante, quindi c'è un prodotto essiccante nel sale. Se io metto del sale in bocca, che cosa deve fare il mio corpo? Deve scioglierlo. Ma per scioglierlo cosa deve fare? Deve poterlo inumidire. Ma se io ho un prodotto essiccante nel sale, il mio corpo cosa deve fare? Deve andare a cercare questo essiccante, lo deve prendere, lo va a mettere da qualche parte nel mio corpo, sicuramente non lo fa passare nell'intestino, cerca di andare a metterlo da qualche parte, per esempio andrà a metterlo nella cellulite o andrà a metterlo in altri posti dove non disturba. E quindi avrò tutto il sistema connettivale, che è questo strato di pelle, diciamo, tra la superficie e tra la parte organica o muscolare, c'è uno strato di pelle dove il corpo riesce a immagazzinare tutte le tossine. Allora, ovviamente, se io mangio dei cibi con conservanti, con dei prodotti che sono dei coloranti o altri prodotti chimici di cui il mio corpo non vuole o non sa cosa va a fare, va a immagazzinarlo nel corpo in alcuni posti. E quindi questo dopo richiederà un lavoro particolare per andare a ripulire il corpo da questi depositi. E poi i cibi che non sono biologici sono cibi forzati. Sono cibi che hanno ricevuto trattamenti chimici, che hanno ricevuto alcune manomissioni per poter soddisfare alcune esigenze. E hanno scherzato a un certo punto, quando la Commissione europea aveva perso delle ore a stabilire la dimensione legale per la commercializzazione delle zucchine. Avevano stabilito che le zucchine dovevano essere tra questo e questo, se erano più piccole non andavano commercializzate, se erano più grandi non andavano commercializzate. E allora hanno detto, guarda a cosa sanno perdere il loro tempo a Bruxelles, nelle commissioni. Però se loro stabiliscono questo e io sono produttore di zucchine, in qualche modo devo intervenire sulle mie piante per fare in modo che le zucchine siano così. Mi ricordo che quando facevo il traduttore tecnico facevamo anche delle traduzioni per un grossista di agrumi, e mi ricordo di aver tradotto una volta per lui un messaggio nel quale lui mandava al suo fornitore di Cipro il messaggio che diceva per favore blocca la crescita dei pompelmi, perché il mercato italiano in questo momento è totalmente bloccato. E quello di Cipro ha risposto,
non c'è problema per bloccarle, ma ricordati che per farle ripartire e potertele consegnare ho bisogno almeno di un preavviso di 15 giorni. Quindi, cioè, io ho detto, cioè, sono come delle macchinette questi pompieri, cioè, li bloccano e poi fanno ripartire. Chissà dopo che cosa hanno dentro un problema, no? E quindi, insomma, ci sono tutte queste manomissioni che fanno sui cibi non biologici. In più, se faccio delle manomissioni, se metto dei trattamenti chimici, dove vanno questi trattamenti? Vanno essenzialmente nella memoria del frutto e in più chimicamente vanno sulla buccia. Quindi se io di un cibo che non è biologico mangio la buccia, mangio tutte le schifezze chimiche. Ma se non mangio la buccia mi privo anche dei minerali e delle vitamine, e quindi c'è questo problema qua. Quindi conviene cercare di mangiare il più possibile biologico.